Ben trovati di nuovo qui su Home Writing. Oggi parliamo di Mary Sue. Ma che cos'è questa Mary Sue? Ne parliamo subito. Avete presente quel personaggio femminile che osservate con perazioni fare cose e ma qualsiasi cosa faccia vi sta antipatica, non sapete il perché esattamente, ma vi sta antipatica, anche se apparentemente si comporta in maniera normalissima. Ecco, ci troviamo probabilmente davanti a una Mary Sue, ossia un personaggio stereotipato, pieno di pregi, con quasi nessun difetto, solitamente la protagonista. Andiamo a vedere nel dettaglio. Questo personaggio, che è molto idealizzato e infastidisce tantissimo i lettori, cosa fa? Ha tantissime abilità su tantissimi ambiti e non viene spiegato in che maniera ha acquisito quell'abilità. Oppure pensa fuori dagli schemi in un modo che mai nessuno potrebbe e grazie alle sue idee, ai suoi pensieri, ai suoi ragionamenti riesce sempre a risolvere un problema. Non sbaglia quasi mai e se lo fa è perché era in buona fede. E solitamente viene perdonata in maniera davvero molto semplice. Gli altri personaggi maschili solitamente sono interessati a lei sin dalle prime battute, nonostante all'inizio si possa notare dell'astio, in realtà c'è sempre qualcosa che poi condurrà l'uomo dietro il personaggio femminile, in questo caso la nostra Mary Sue. Ma gli altri personaggi femminili invece come si comportano nei riguardi di Mary Sue? La invidiano, vogliono tutte essere come lei, l'appoggiano in ogni scelta, tutte vogliono essere la sua fotocopia. Ma cosa succede quando andiamo a creare un personaggio femminile con queste caratteristiche, quindi una Mary Sue? Ci troveremo davanti a un personaggio piatto, bidimensionale, poco credibile e con cui i lettori faranno davvero fatica a empatizzare perché molto differente dalla realtà, senza alcun tipo di stratificazione, alcun tipo di caratterizzazione. Ricordate la caratterizzazione di cui avevamo accennato nei video precedenti? Ecco, viene totalmente a mancare. E viene sostituita da quello che è uno stereotipo. Trovate questo molto comune perché le prime armi, perché si cerca sempre di creare qualcuno che gli altri possano seguire, qualcuno che tutti possano vedere come un buon esempio. Ma finiamo per ottenere l'effetto opposto, come dicevo prima. Al lettore piace empatizzare con i personaggi e creare empatia con i personaggi, su questo magari ci torneremo. Non è semplicissimo, ma la cosa certa è che per farlo devi creare un personaggio sfaccettato e verosimile, che abbia quindi dei pregi e dei difetti, perché anche noi nella vita reale abbiamo pregi e difetti. È più facile quindi empatizzare con qualcuno, avere sintonia con qualcuno che è simile a noi, rispetto a questo tipo di personaggio che è totalmente un'utopia. Piccolissima chicca prima di lasciarci, c'è un corrispondente maschile di questo personaggio, di una Mary Sue, quindi abbiamo visto questo personaggio stereotipato? Sì, e si chiama Marty Sue o Gary Sue. E a voi è mai capitato di trovare un personaggio simile, una Mary Sue o un Gary Sue, un Marty Sue? Se sì, ditemelo nei commenti. E per oggi concludiamo qui. Anche questo video giunge al termine. Se vi è piaciuto come al solito lasciate un like, iscrivetevi al canale, spuntate la campanella per gli aggiornamenti, seguitemi sui social e ci vediamo al prossimo video.